Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti in questo nuovo episodio del The Blues Lounge numero 69 addirittura. Welcome back everybody to a new episode of The Blues Lounge number 69. Thank you for watching and as I always say, this is an opportunity to stay together for about an hour. I'm gonna play some music for you guys, and if you have any questions, just write a comment below and I'll be happy to help and chat with you guys, okay? And I'll be speaking in Italian and English, okay? So no worry about it, just write a comment and I'll be happy to connect, okay? Allora, vediamo un po' chi c'è. Vedo Giovanni, ciao Giovanni, Alessandro, Gianni, Master, buonasera, ciao Gianni, Alberto. Salve a tutti, ben ritrovati, mitico Davide. Ciao Alberto, come stai? Paolo, ciao Paolo, Giampiero, buonasera Davide, ben ritrovati ragazzi, ciao Giampiero. Bene, allora buon sabato a tutti, ciao Massimo, ben ritrovati a tutti, ciao ragazzi. Fabrizio, ciao Davide, ciao a tutti ragazzi, bene. Ciao Davide, un saluto a tutti, specialmente i nuovi, yes, ciao Massimiliano, Stefania, Nicola, bene. Allora, ragazzi, come state innanzitutto? Guido, ciao Davide, un saluto a tutti. Yes, Joseph, buonasera a tutti. Omaggi maestro, a lei, Joseph, ossequi. Allora, ragazzi, prima di tutto, vedo che vi state aggiungendo. Ecco, se state guardando da Facebook, vi consiglio di venire su YouTube, infatti, perché altrimenti non vedo, vedete qui, non vedo il vostro nome. Quindi venite su YouTube. Così si vede, si sente anche meglio, ok? Va bene? Allora, ragazzi, direi di iniziare con un brano che, tra l'altro, è parte dell'ultima challenge che abbiamo lanciato, diciamo, sul nostro GuitarLab, la mia accademia dedicata alla didattica sulla chitarra blues, e poi magari vi parlo anche del concerto che abbiamo fatto a Woodstock. E così vi racconto un po' di cose. Okay, so guys, let me start with a song that you can find actually on this record, Unconditional Love, produced by Steve Jordan and Willie. And this is part of the new challenge that I just launched on my Guitar Lab Academy. So if you don't know what it is, just go on guitarlab.academy. And it's an academy dedicated to the blues guitar, okay? And every couple of months we do a challenge so every student can play and learn a new song. And this one is called Bring Me to the Light, okay? Poi mi raccontate anche come sta andando la challenge, ok? Facciamo un check anche su questo. Intanto vedo anche Ernesto. Hi Ernesto, good to see you! It's been a long time! So, bring me to the light for everybody. Doesn't matter how deep you have to dive. Get on those parts that make you feel alive. You bring together your small bits like broken glass. Ask yourself to live for real, not plexiglass. Am I alright? Am I wrong? Bring me back where I belong. Am I right? Am I wrong? My truth is kept in a storm. Doesn't matter how true your smile can shine in the still of the loneliness divine. Maybe leaves don't fall as one on the same night, but
every rose but blossoms in the springtime. Am I right? Am I wrong? Bring me back where I belong. Am I right? Am I wrong? My truth is kept in a stone. The Unconditional Love, okay, from Unconditional Love album. So this is a song that I really love. I don't play the song very often live because we recorded this with a upper bass, okay, which gives the song a unique sound, okay, and you can now recreate that with an electric bass or with a synth, so it's so intimate, it's so special. And I don't play that that much live, but I love the song, okay? So I hope you like it as much as I do, ok? Bene, allora, Bring Me to the Light. Dicevo, questo è un brano che non suono tanto dal vivo, perché in realtà l'abbiamo registrato con il contrabbasso. Qui c'è Willy che suona il contrabbasso, e quindi gli dà una dimensione molto particolare, speciale, no? E quindi dal vivo è un po' difficile da ricreare quella soluzione, quella situazione, diciamo, no? Quindi anche un po' per questo non lo suono dal vivo. Spesso, ogni tanto sì, però mi piace particolarmente. Ok, ho messo un po' di reverbero sulla voce, dà un po' fastidio forse quando parlo, ecco, così meglio. Yes, intanto vedo che si è aggiunto anche Livio, ciao Livio, maestro, ciao a tutti e tutte, Salvatore, ciao Salvatore. Andrea, ciao Andrea, saluti dagli amici di Musicamente, che ti seguono sempre, ciao ragazzi, ciao, un abbraccio a tutti. Ilio, ciao maestro, buonasera a tutti, ciao Ilio. Giampiero dice, credo che questa challenge la vincerai te, la fai molto simile all'originale, esatto, mi sono impegnato. Yes, Ernesto! Yes, I'm sorry about that. It is hard and divine at the same time to have a little one, right? I know something about it. Also, the problem at work continues and not for the best. I'm sorry about that. Text me later, okay? Keep me posted. I might be fired. Oh, my goodness. But here I am fighting for justice. Yeah. And tenderness, okay? It's gonna be okay. This is an opportunity for you to change your life again. I know that means a lot for you, and keep going, keep going. This is not the end. Andrea, wow, è proprio un pezzo intenso. Il bridge è fantastico, tutto molto bello. Grazie Andrea, grazie mille. Alessandro dice, non ci sono parole Davide, sei davvero un grande chitarrista, numero uno. Grazie Alessandro, grazie. Ernesto says, it's a beautiful song. Thanks, Ernesto. Thanks so much.
Guido César, bellissima, perché non ci anticipi uno dei nuovi brani? Allora, in realtà li ho suonati a Woodstock. Quale premiere, no? Li abbiamo suonati 4 dei 6 nuovi ed è stato un successone. Quella è stata un feedback importante, perché la gente poi a un certo punto, dopo il primo chorus di tutti i brani, cantava, quindi funzionano i brani. Quindi spero che vi piacciono particolarmente. E Woodstock è stata una cosa, ragazzi, incredibile, cioè un'esperienza fantastica, veramente è qualcosa di eccezionale, anche perché la cosa più bella è arrivare a Woodstock, non aver mai messo piede a Woodstock e avere il club pieno che sapeva i brani, che cantava i brani. Addirittura un signore mi ha chiesto: mi suoni Walking in LA, che nemmeno io più ricordo, questa su Born Electric. E quindi è stata un'emozione veramente forte, no? Perché insomma è un posto ancora particolarmente magico, no? E c'è anche un'attenzione nei confronti della musica, una gentilezza, no? Poi il posto era molto molto bello, perché questo teatro è studiato apposta anche nel 1900 per far sentire bene gli archi. Insomma, è una cosa veramente spettacolare, veramente ci siamo divertiti. E poi il pubblico è spettacolare, veramente sono stato veramente tanto tanto contento, tanti feedback positivi. E la cosa che mi faceva ridere è che alla fine del concerto venivano vicino anche per supportare attraverso i CD eccetera, e mi chiedevano: ma tu da dove sei, di dove vieni, da dove sei uscito, non sei americano, di dove sei? Dice: sono italiano. Ma che dici? Ma può essere che sei italiano? Sì, sono italiano. Dice: no, perché quando canti non si sente che sei italiano, sembri americano anche quando suoni, però non è possibile che non sei americano e suoni così il blues. Dice: no, io sono italiano. Quindi mi ha fatto molto ridere questa cosa. E anche un feedback positivo, perché ovviamente c'era una signora che mi ha fatto emozionare, perché mi ha detto: ho avuto le stesse sensazioni che ho sentito quando ho ascoltato il concerto famoso e ho sentito la musica che ha fatto la storia. Quindi quello è un feedback. Mi ha fatto molto piacere, diciamo così. Quindi molto molto bello. So guys, sorry, I was speaking in Italian, but I was telling about the show that we did at Woodstock last week, and it was incredible. We had a blast. I loved every minute of it. The venue was fantastic and the audience was super sweet, super cool, and we got so many feedback, and I'm really proud of it. And we played 4 of the 6 songs that I produced with my band last month, and they're going to be released very soon. And it was fantastic. It was fantastic. And very, very, I very appreciated your support, your love. I really felt the love from the audience, and I can't wait to get back there, because it was such a fantastic experience for me. And very funny for me to testify that you guys didn't believe in my Italian nationality. So it was kind of fun for me, and I really appreciate your support. Thank you so much. I'm still getting so many comments, so many messages, and direct message on my socials and on my mail. So thank you very much. It was such a joy to play with you guys, for you guys, at Woodstock, and we really love the venue, so we can't wait to get back. Okay, we will soon. Oh yes, Guido, video del concerto. Il problema è che non avevamo il videografo. Ma stanno arrivando invece i video della session in studio. Quindi penso di rilasciare il primo brano, penso metà aprile. Perché comunque sapete, anche la filiera della produzione dei brani non è facile, è molto lunga, no? Perché uno dice: ok, vai in studio e poi manda subito. No, non è così, perché c'è tutta la parte della registrazione, del mix, del mastering, della creazione della cover, del video, insomma sono tante cose che dobbiamo mettere dentro, insomma.
però stanno arrivando. Abbiamo registrato 4 video live in studio di questi brani, dei 6 che poi andranno ad essere rilasciati, uno ogni 6 settimane. Questo è un po' il progetto che stiamo mettendo in atto, quindi rilasceremo un brano ogni 6 settimane e poi alla fine di questi primi 6 rilasceremo un album intero con altri 2-3 brani nuovi, ok? Quindi principalmente sono tutti inediti e 2 cover interessanti, quindi non vi svelo altro. Andrea, un saluto da Messina. Ciao Andrea, un saluto a te. Sai che ho mia suocera a Messina. D'estate vengo sempre a Messina. Sempre, non sempre, però l'anno scorso sono venuto. Ciao Mauro, come stai? Un saluto. Peter, buonasera, ciao Peter. Penso sia la cosa più bella che un chitarrista possa avere, poi onestamente te lo meriti. Grazie Alessandro, grazie mille. Got some footage from that we can see. Very a few. I shared those on my stories on Instagram. But as I was saying before, we traveled without a videographer. So that's the problem. And so we got very few clips from the audience, and I shared those on my Instagram stories because the sound, it wasn't too good from the mobile phone, right? So that was the problem. But again, if you haven't done it already, please follow me on Instagram because I share every day new content, new material, and when I play live, I share a lot of content from the venues, through stories and after the concert, so make sure to do that, okay? But again, I was saying that we're about to release a bunch of new songs. We just produced 6 songs last month in the studio, and we got 4 live videos from the studio, so we're going to release 1 new song every 6 weeks, and at the end of it, we're going to release a full album. So it's going to be very challenging for us for producing a lot of stuff, but it's going to be great. So I will keep you guys posted, okay? But again, just follow me on Instagram, and also if you like to get updates on shows and the new release, please go on davidepannozzo.com and sign up to the mailing list, okay, the newsletter. So that is the best way to not miss any update because sometimes socials are crowded and the algorithm doesn't show every single update that we send. So that's the main one. So sign up to the mailing list, all right? Fabio dice, ciao Fabio, oddio, mo sono curioso sulle cover. Sarà interessante. Una secondo me non ve l'aspettate. Un'altra qualche volta ve l'ho suonata, poi l'ho registrata finalmente in versione definitiva, qualche cosa che ho già fatto. Però una non ve l'aspettate, secondo me. Quindi vi farò sapere. Ciao Giampiero, come stai? Un abbraccione. Nice, thanks. Thanks to you, Les. Thank you. Less is more, I love your name. Luca, un saluto da Luca, Irene e Serena. Oh, ciao Luca, Irene e Serena. Un abbraccione a tutti. Vogliamo un pezzo carico, maestro. Ucci Cucci. E allora vi suono non Ucci Cucci, ma un altro brano che fa parte sempre di quel disco. Che dici? Che dite? Ora suono fra poco. Alessandro, ovviamente di questi brani nuovi poi farei il CD, vero? Io mi prenoto già da ora. Yes, come ho detto prima, rilasceremo 6 singoli e poi alla fine ci sarà il disco. Vediamo, forse faremo anche il vinile, vediamo un po'. Ok, bene, allora vi suono un altro brano. Luca ha chiesto un pezzo bello carico, quindi avevo intenzione di suonare questo. So that is a cover from this record, and again you can find the record, and this is actually, I wanted to say this,
thank you so much for purchasing my CDs, my merch, because every single dollar will be invested through promoting and producing new stuff, new music. So if you're a fan of my music, that is the best way to, support me and give me so much help to produce more stuff, okay? That is much, much, much appreciated, okay? Se lo dicevo in inglese, ve lo ripeto anche in italiano, perché è veramente tanto importante. Vi ringrazio davvero tutte le persone che stanno acquistando negli ultimi 2-3 mesi che abbiamo rilanciato anche il nuovo store online. State comprando in tantissimi i dischi, le magliette, tutte le cose che trovate. Tra l'altro, ecco, vi lascio... Guardate, c'ho anche il sovraimpressione. Sembra un po' una televendita così, però c'è anche c'è il QR code. Ok, someone scanned QR code. So, se aprite, guardate, let's do this online. So, you just open the camera, right? And you go on the QR code and then you're gonna have a pop-up that will let you on to the product and you can get it. Okay, this is fun. I love technologies. So you can find a lot of stuff. You can find lots of cool t-shirt and also my CDs, Unconditional Love, and also the a portrait of Jimi Hendrix. And also, if you haven't done it already, you can get also the GUITARlab t-shirt. Okay, let me translate this in Italian. Stavo dicendo, ragazzi, grazie di cuore a tutti quelli che stanno acquistando i CD, le magliette e tutto quanto, perché quello è il metodo migliore per supportare e poi reinvestire questi introiti nella produzione e nella promozione della musica, perché è la cosa fondamentale. Noi ogni dollaro che incassiamo lo reinvestiamo nella produzione e la promozione di nuovo materiale. Quindi se siete fan, super fan, questo è il metodo migliore per assolutamente contribuire. Poi le magliette sono strafighe, guardate che fighe queste. Questa l'ha fatta la nostra grafica al GUITARlab e sono veramente carinissime, ok? Comunque potete anche andare su that, this is the, let me check. Where is it? I don't know. Oh yes, this is the store. Okay, so davidepannozzo.com/store, ok? E ancora, grazie, grazie, grazie di cuore, ok ragazzi? Grazie veramente di cuore. Bene, allora vi suono un'altra cosa, che dite? E poi vi parlo anche un po' del campus, ci sono un po' di novità e vi parlo anche un po' di questo. So, I haven't played that song on the last show in Woodstock, but I play something... from the same CD. We played Little Wing at the end of the show as an encore, and it was a blast. And I love to see so many people that still love Jimi Hendrix, as we do. So this is going to be Red House from A Portrait of Jimi Hendrix, okay? Red House. That's where my baby stays. There's a red house home yonder. That's where my baby stays. I am home
to see my baby. Night and night, one half days. When a minute something's wrong, Lord, I keep one along the door. When a minute something's wrong, Lord, I keep one along the door. I have a bad, bad feeling that my baby won't live there no more.
coming yonder. Gonna be coming yonder across the hill. I might as well gonna be coming yonder. Gonna be coming yonder across the hill. And if my baby don't live there no more, I know a sister will. Red House from A Portrait of Jimi Hendrix. This is the record. Yes. Ok, vediamo un po'. C'era, ho ricevuto un po' di messaggi. Speriamo che fosse sia tutto ok. Ok, niente di grave. Bene. I love the tone. I love the song and I love the fuzz tone. Now I discovered that again and I put it back in my pedal board. So much fun to play. Okay, Michael. Hi, David. Can't wait to see you at the cutting room. Yes, I can't wait to go there on March the 29th. I know you bought your tickets, right? We shared some messages in the last few weeks. I remember. Yeah, March the 29th. New show, next show at the cutting room with Willie, Sean Pelton, and Asnoy on the guitar, and myself on vocals and guitar. Yeah, it's gonna be fun. Yeah, it's gonna be fantastic. Davide, che dici? Avevo la chitarra in mano, l'ho posata per vergogna. Ma che dici? La mia si è tagliata le corde, questo è bello. Con la mia chitarra posso andare a zappare, dai, finitela, smettetela. Ciao Davide, ciao a tutti, arrivo ora. Wow, ciao Daniele, ben trovato, ben ritrovato. Ciao boss, ciao a tutti, ciao caro Fabio. Dice ecco, se scopro domani che mia moglie è incinta ti faccio fare il test di oddio, sei troppo forte. Michele, come stai? Sei grande, amico mio, un abbraccio. Ciao Michele, facciamo qualcosa. Dai, organizziamo qualcosa. Ti penso spesso. Grazie Michele. Michele, se non lo conoscete, è un grandissimo tastierista e mondista. Suona con tutti, grandissimo. Veramente, veramente fortissimo. Uno dei miei preferiti al mondo. Michele, organizziamo qualcosa. A luglio vengo in Italia. Te la butto lì. Un abbraccione forte, Michele. Io l'ho attaccato al chiodo al muro, supereroe. Con la chitarra. Thank you so much. Guys, thank you. The magic is always in your hand. And I have to say that I just put the fads back. Because I get rid of it recently, even in the recording session that we did, I haven't used that, but eventually I put it back. So that's the sound of the fuzz. But the beauty of this fuzz is that you can blend it with the other overdrive. So it's really nice. It sounds like an overdrive. Unless you push it on the volume. Ed è
proprio Hendrixiano. No? Molto carino, molto carino. Quindi mi sto divertendo, ho ripreso strato, fuzz, da Woodstock, sono stato ispirato dalla cultura hippie. Yes, molto bello. Joseph, io sono tranquillo, la mia chitarra tutte quelle note lì non ce l'ha. Guido, così si suona solo in paradiso, mi devo toccare, no, tocco wood, no. Touch wood. Dobbiamo, dai, Michele, ci sentiamo, vediamo come, che cosa esce fuori. Sono contento di risentirti. Guido, e comunque va bene la Sur, ma anche la gara vecchia Fender male non è. Alla sua, il suo perché anche la Fender, c'è poco da fare. E comunque, poi questa suona veramente bene, devo dire che sono contento. È molto particolare. Alvise dice complimenti, grazie Alvise, un caro saluto a te. Livio dice quale fuzz stai usando? Il mini fuzz della Kington, quello che avevo già prima, quello che trovate anche sul corso The Blues Guitar Tone, quindi quello lì. Allora, speaking of campus, Guitar Lab, eccetera, eccetera, allora, sapete che vi ho comunicato già le date e che saranno, ce l'ho segnata da qualche parte, no, non l'ho segnata, ma ve le riscrivo. Vi scrivo, promemoria, Guitar Lab, campus 2023, 27... 30 luglio 2023, Puglia, ecco. Allora, ci sono molte novità in arrivo questa settimana, poi riceverete un po' di mail e di informazioni al riguardo, ma la cosa interessante è che non vi dico ancora chi, ma sto portando un guest dagli Stati Uniti, sicuro, forse il secondo, e poi ci sarà anche un chitarrista italiano che si aggiungerà a noi. Quindi questa è la prima anticipazione, poi vi dirò meglio e tutti i nomi, ma la cosa interessantissima sarà che, ancora una volta, sia da Dario che Supro che D'Angelico e anche Pigtronics, la famosa, il famoso brand di pedali, sponsorizzeranno l'evento, quindi ci manderanno un po' di materiale da provare e molto probabilmente ci daranno anche dei giveaway. Non è ancora confermato, però probabilmente potremo fare anche qualche cosa di questo tipo, quindi chi verrà avrà, non tutti, non penso di avere centinaia di cose a disposizione, però vediamo che cosa esce fuori. Sto lavorando per voi per cercare di farmi mandare un po' di cose carine che ci possiamo portare anche a casa. Ma innanzitutto la cosa interessante è che appunto avremo di nuovo gli strumenti a nostra disposizione, quindi da provare, da suonare per tutta la durata del campus, e inoltre si è aggiunto anche Pigtronics che ci manderà un po' di pedali. Tra l'altro D'Angelico sta tirando fuori un sacco di novità interessanti, quindi ci manderanno un po' di cose. E poi quest'anno, vista la struttura che è anche un po' più grande, avremo la possibilità anche di creare delle piccole stanze per gemmare, quindi si suonerà ancora e ancora di più rispetto all'anno scorso, quindi ci stradivertiremo. Poi tra l'altro lo so, abbiamo messo un po' a giro gli studenti che
vengono da lontano, però purtroppo è... Allora, quest'anno purtroppo non l'abbiamo potuto fare in Umbria, perché la nostra referente, sono due nostri carissimi amici, hanno un po' di problemi, quindi purtroppo quest'anno non possiamo collaborare insieme. E quindi abbiamo l'unica struttura che poteva dare una, diciamo, accogliere così tanti studenti, appunto l'abbiamo trovata in Puglia, ma c'è anche da dire che mi fa piacere dare un po', diciamo, di aiuto anche a chi viene dal sud, perché sapete che dal sud è un po' è complicato sempre viaggiare in Italia, quello sì, però soprattutto chi deve venire dalla Sicilia, no? L'anno scorso ci sono state persone che hanno fatto tipo 11-12 ore di macchina, no? Traversate atlantiche. No, la traversata atlantica la faccio io in effetti. Però ecco, mi piacerebbe anche un po' l'idea di spostarlo, no? Quindi magari l'anno prossimo lo possiamo fare in un altro posto, insomma, quindi non vi arrabbiate con me, no? Io cerco poi, è tanto difficile di cercare di trovare poi la quadra a tutto, no? E a tutti, cercare di accontentare sempre tutti quanti, insomma. Però quest'anno era proprio logistico, cioè la scelta era anche o farlo in queste modalità o non farlo, e mi sarebbe un po' dispiaciuto poi non vedervi e stare un po' insieme come l'anno scorso, visto che ci siamo veramente stradivertiti. E poi però ragazzi, cioè, dai, se volete venire alla fine il modo si trova, no? È vero che è complicato, però si trova, ci sono le soluzioni, dai, quindi fate vincere la voglia di stare insieme, no? Di riavere quelle emozioni, no? E sarà ancora più importante, perché avremo tante altre attività, insomma, memory di quello che è andato bene, quasi tutto, praticamente, il 99%, sarà ancora meglio quest'anno, quindi portatevi a ricordatevi quell'emozione di stare insieme, di passare delle giornate intense, pure se venite da lontano, no? Fate un po' così, cioè, vabbè, devo fare 10 ore di treno, però dall'altra parte quando arrivo sto bene con amici, no? E mi porto a casa un sacco di energia giusta poi per proseguire durante tutto l'anno. Quindi prendetela anche un po' così, no? Un consiglio che vi do. Anche perché ricordatevi ragazzi, veramente è tanto tanto difficile organizzare un evento di questo tipo, è complicatissimo, non è cosa da poco, quindi no, un po' di comprensione anche per tutti, no? Much appreciated. Bene, allora vi tolgo la sovraimpressione, intanto vediamo un po' se c'è qualche altro commento. Andrea dice, Davide, voglio acquistare il tuo libro, ma dove lo posso acquistare? Allora, il metodo cartaceo, non c'è, ce l'ho un po' lì, non riesco a farvelo vedere, lo trovate su Amazon anche. Quindi il libro fisico lo trovate su Amazon, basta che cercate il mio nome e lo dovreste trovare senza grossi problemi, oppure lo trovate anche nei negozi, lo potete anche ordinare nei negozi. Sergio dice, dopo Tom Cruise a Bari un altro italo-americano atterrerà in Puglia. Yes, sì, ma poi ragazzi ci divertiamo veramente, perché tra l'altro ecco, questa settimana incominceremo a prendere le iscrizioni. Tra l'altro devo dire che allora i posti abbiamo settato come numero massimo 70 posti, e devo dire che già la metà sono stati prenotati dall'anno scorso, perché chi ha partecipato all'anno scorso aveva l'opzione già per prenotarsi, e quindi già la metà dei posti sono stati praticamente prenotati, quindi appena ricevete la mail, insomma, siate veloci, no? Però la struttura è veramente bellissima, poi avremo la possibilità di stare tutti insieme nello stesso posto. Quindi poi questa è un'ex masseria vicina anche al mare, quindi se volete venire anche con la famiglia, magari venite inizio settimana, vi fate un qualche giorno di mare, poi venite a fare il campus, poi rimanete in Puglia, insomma, dai, la Puglia poi è bella per questo, fate una bella vacanza pugliese, no? Si mangia bene, si suona, che volete di più della vita? Bene, allora, vediamo un po' che vi posso suonare, vediamo un po'. Intanto non mi avete detto come sta andando la challenge? Raccontatemi un po' la challenge intanto. Qualcuno mi ha scritto prima, ma mi sa che me lo sono perso.
Andrea dice: Davide, che ne pensi dei del Fender made in Mexico? Ma senti Andrea, dipende dalla chitarra e dall'amplificatore, va sempre, diciamo, provata. Le chitarre in generale vanno sempre provate, non è che made in Mexico magari sono male, made in USA sono il top. Cioè, oggi come oggi è un po', cioè, va bene tutto, bisogna provare. Certe volte ho provato le custom shop da 5-6 mila dollari che non suonavano, invece delle chitarre molto più economiche suonavano molto bene. Quindi molto dipende dalla chitarra, come è stata costruita, insomma, in generale, no? Quindi da provare e valutare sempre, no? Va bene, allora vi suono un'altra cosina prima di salutarci. Tra l'altro, ecco, per tutti gli iscritti al GuitarLab, questa settimana poi faremo sicuramente un gruppo studio con i tutor, ok? Quindi se avete anche difficoltà sul brano, lo approfondiremo. Ok, vediamo se riconoscete questo, ok? So this is going to be a song of mine from an album called Born Electric. Let's see if you can spot this one. Thank you.
the inner and the pride apart. Taking your time to be loved and love someone. Who really cares for you? Make your way every day of this life. Living the inner and the pride apart. Taking your time to be loved and love someone. Who really cares for you? Who cares? I mean, right? I played that the last show and I said that. So this is, the song is all about who cares, right? Just caring about people that you love and the people that love you, right? Nice. Bene, allora ragazzi, vediamo gli ultimi commenti prima di salutarci. Giampiero dice... Adoro Who Cares, grazie Giampiero. Stavo dicendo prima, l'ho suonata come subito dopo Plug It In, come all'inizio del concerto a Woodstock. Infatti questo è un brano, un inno alla, diciamo, a curarsi soltanto delle cose importanti, della serie Who Cares, che vuol dire chi se ne frega, no? Nel senso, no? Ilio dice, che botto, grazie Ilio. Ah, Alessandro, il pezzo che mi fa impazzire è fantastico, mi toccherà comprarlo su eBay, CD spaziale. Grazie Alessandro. Purtroppo questo è anche un po' il motivo per il quale ho deciso di essere indipendente, perché purtroppo quando poi esci con soprattutto major o case discografiche varie non hai il controllo dei dischi, e questo è stato prodotto e distribuito da Universal Music, e quindi se loro decidono di non stamparlo, non lo stampano. Capito? Quindi un peccato. Va bene. Ok, allora ragazzi, grazie ancora di cuore per esservi collegati anche quest'oggi su The Blues Lounge. Noi ci vediamo fra un paio di settimane, ok? E grazie ancora per tutte le, anche le donazioni che vedo che stanno arrivando anche oggi. Grazie ancora di cuore. Se volete potete supportare lo show attraverso questo QR code che vedete qui e tutti gli introiti verranno poi reinvestiti nella promozione e produzione dei nuovi progetti. Quindi grazie ancora di cuore e se avete bisogno di me mi scrivete in qualsiasi momento, ok? Anche sulla mail, se non siete i miei studenti, mi potete comunque scrivere in qualsiasi momento, anche su Davide, @davidepannozzo.com, ok? Okay, guys, so thank you so much. Thank you so much for watching a new episode of The Blues Lounge. And thanks for supporting the show with your donation and purchasing CDs, my merch. Thank you, thank you, thank you. And I hope to see you guys March 29th, the end of this month, live here in New York City with Willie, Sean Pelton, Odds Noy, myself on guitar and vocals at the Cutting Room. Ok, here in Manhattan. Bene, ragazzi, vi mando un saluto, buon weekend e mi raccomando, buon blues. Ciao ragazzi.